Giorgio De Chirico è nato in Grecia da genitori italiani. Studiò a Monaco di Baviera, visse a lungo e a più riprese a Parigi, dove si affermò accanto ai grandi nomi della rivoluzione pittorica moderna. All'inizio le sue esperienze si mossero nel clima dell'estremo romanticismo tedesco, rappresentato in letteratura da Nietzsche e in pittura da Böcklin. Ma ben presto si rifece ai movimenti moderni, vivendo in diretto contatto coi Fauves, gli espressionisti, i cubisti e i futuristi. Il punto risolutivo di queste sue molteplici esperienze si ebbe nella pittura metafisica, il movimento italiano da lui promosso con a fianco due altri tra i nostri maggiori contemporanei, Carlo Carrà e Giorgio Morandi. Italiane, soprattutto della città di Torino, nel periodo dell'autunno. Altre ispirazioni mi vennero nella città di Ferrara e soprattutto a Ferrara mi venne l'idea di dipingere quei quadri che io chiamo interni metafisici. Questa pittura metafisica ha avuto sempre molto successo e continua ad averlo, e io stesso sovente dipingo quadri di soggetto metafisico, poiché l'ispirazione... Una cruda ironia, l'organizzazione quasi logica dell'assurdo, la ricerca di una magia delle cose alla quale non fosse estraneo un sentimento colto dell'arte, l'accostamento sottilmente calcolato di elementi e ambienti eterogenei fondono immagini concrete con l'irreale, ad un limite che spesso ha qualche analogia con certa favola pirandelliana, del resto contemporanea di quella pittura. Le famose piazze d'Italia, che sono uno degli elementi più suggestivi della pittura metafisica di De Chirico, uniscono ad un potere evocativo che ci riallaccia straordinariamente ad ambienti vissuti, culturalmente acquisiti, una soluzione che è pura invenzione, che suscita il sentimento di un mondo nuovo, dove però stranamente gli echi di tutto ciò che conosciamo sono infiniti e continui.
Non è casuale che la pittura metafisica, in particolare quella di De Chirico, evochi il museo. Ci riconduca in modo quasi sotterraneo a tutta la cultura classica figurativa, proprio nei momenti che più sembra se ne distacchi. In questo timbro, che De Chirico non abbandonerà mai durante le sue molteplici esperienze di pittore, è la costante ragione della sua ricerca. Spostamenti degli oggetti, la trasposizione degli ambienti, la sconcertante ricerca dell'assurdo, spesso con mezzi che appaiono invece concreti, con elementi che di per sé sono reali, riesce sconcertante quanto mai possibile. Ma è a questo punto che l'apparente disordine diviene eloquente e si organizza in una magica armonia, spesso piena di fascino. Nei bagni misteriosi, la contaminazione di oggetti reali si accentua. L'ammattonato prende le movenze dell'acqua. Gli spettrali bagnanti vi penetrano come a realizzare un'assurdità crudele. L'accentuarsi della sua vena ironica, il più aperto affacciarsi di elementi archeologici, di reminiscenze di cultura, di museo, pongono pian piano De Chirico su posizioni nuove. Ma quella immobilità sta al di fuori della vita reale. Dopo questo periodo si affaccia un motivo tipico di De Chirico, i cavalli. I primi cavalli sembrano nascere dal calco di gesso di qualche figurazione classica del mondo antico.
come ho già detto, nel 1918 ebbe una crisi artistica spirituale che fece sì che cominciai a preoccuparmi ed occuparmi di quello che sarebbe la vera pittura, cioè la pittura classica. E questa crisi mi venne mentre mi trovavo in una sala del museo di Villa Borghese. E lì, davanti a un quadro di Tiziano intitolato L'amore bendato, sentii che tutto quello che avevo finora pensato e provato in fatto di pittura era una cosa molto interessante, ma interessante dal punto di vista cerebrale, dal punto di vista sentimentale, dal punto di vista emotivo, ma che però la vera pittura esigeva altri studi ed altri sforzi. De Chirico ha abbandonato ogni esperienza polemica, ogni ricerca espressiva che non sia adatta a impiegare intera tutta la prestigiosità del suo mestiere di pittore. Paesaggi arioseschi, miti classici popolati di modelli accuratamente studiati, di figure in cui lo sfarzo dei costumi antichi è quanto di meglio il pittore possa trovare per esplicare tutte le sue arti di disegnatore, di pittore sciolto, magicamente capace di ogni bravura. Ora, ogni possibilità di esprimersi per De Chirico è affidata all'illimitato virtuosismo. Lo si comprende avvicinandosi ad alcune delle sue opere recenti. In certe sue nature morte, il soggetto, pur mantenendo tutta la sua evidenza, non è che un pretesto che si fa materia pittorica, fluida e baroccamente ricca oltre ogni comune aspettativa. Che qui si vede appartiene a quei soggetti che vengono comunemente chiamati nature morte, anche in francese li chiamano nature morte, però tanto natura morta quanto nature morte sono parole che non mi piacciono e pertanto io, traducendo la parola inglese still life e tedesca still lebe, le chiamo vite silenti, vite che tacciono. Infatti questi oggetti che qua si vedono, questa frutta, hanno la loro vita, una vita
però che taccio una vita intima, una vita silente. Thank you.